Bisogna aprire un negoziato di natura globale per riscrivere le regole che governano i rapporti tra comuni e Stato. E quanto dichiarato dal presidente dell'ANCI nazionale Piero Fassino nell'incontro di questa mattina, durante il quale ha ribadito che il patto di stabilità va rivisto. Andiamo allora a sentire insieme ad altri primi cittadini. Vediamo. Fino ad oggi, facendo miracoli e mettendo in campo ogni giorno misure di riorganizzazione, di razionalizzazione, siamo riusciti a garantire l'erogazione dei servizi fondamentali ai cittadini. Siamo arrivati a un punto limite. In questi giorni i sindaci italiani sono destinatari di una nuova richiesta da parte del Ministero degli Interni e del Ministero dell'Economia di altri 700 milioni di euro di tagli, il che è francamente improponibile e insostenibile. Anche perché questi 700 milioni dovrebbero andare a compensare un minore introito di IMU per la parte dello Stato. Quindi lo Stato ha introiettato 700 milioni in meno e siccome non sa dove prenderli, li chiede ai comuni, cosa che è priva di qualsiasi ragionevole giustificazione, e a questa richiesta noi diciamo no. Abbiamo chiesto immediato incontro al governo, perché bisogna che tutti si rendano conto che i comuni non sono centri di spesa parassitari come pensa qualche burocrate romano. Sono erogatori di servizi fondamentali ai cittadini come asili nido, scuole materne, trasporto pubblico locale, assistenza domiciliare agli anziani, sostegno ai disabili. È tutto questo che noi facciamo tutti i giorni, forse bisognerebbe rendersene conto di più. C'è la possibilità che da questa assemblea esca fuori una richiesta forte, con un gesto forte, magari dimissioni in blocco dei sindaci, no, coordinate dall'ANCI? Noi intanto chiediamo di incontrare il Presidente del Consiglio, il Ministro Del Rio, il Ministro Saccomanni e il Vicepresidente del Consiglio Alfano. Sulla base di quello che emergerà in quell'incontro valuteremo quale debba essere l'atteggiamento dell'ANCI. Un governo di larghe intese che però al di là delle intese tra PD e PDL sembra non avere larghe intese con il resto del Paese. Ma questo è un giudizio naturalmente che lascio alla sua domanda. Io penso che i comuni si aspettano dal governo un atteggiamento responsabile che tenga conto di quello che i comuni fanno tutti i giorni. I comuni ogni giorno sono erogatori di servizi fondamentali per la vita delle persone, delle famiglie, delle imprese. Senza il ruolo che svolgono ogni giorno i comuni, questo paese non starebbe in piedi. Ed è del tutto irresponsabile continuare come si è fatto in questi 12 anni a mettere ogni giorno in difficoltà sindaci e amministrazioni locali, riducendone le risorse e l'autonomia. Noi chiediamo soltanto di essere messi nelle condizioni di poter fare bene le nostre funzioni e di corrispondere bene alle aspettative dei cittadini, anche perché noi non siamo ufficiali prefettizi, noi siamo sindaci eletti dai cittadini e ai cittadini rispondiamo. È del tutto evidente che questa riunione che riguarda i sindaci della Lombardia può essere un punto di riferimento nazionale. Noi vogliamo dare delle indicazioni, dando però anche dei termini entro cui si devono prendere le decisioni. Se le decisioni non tengono conto della situazione reale del Paese, è del tutto evidente che ci sarà e ci dovrà essere una presa di posizione eclatante, perché finora nel confronto non c'è stata nessuna attenzione da parte di chi invece deve fare le scelte fondamentali per l'economia del Paese. È una situazione difficile per tutti, complicata. Stiamo cercando adesso di chiudere un bilancio che sappiamo però essere un bilancio un po' aleatorio, perché dipenderà molto anche dalle ultime decisioni del governo. Cosa c'è a rischio? Quali servizi da voi? Ma per ora i servizi li abbiamo garantiti tutti, è chiaro che a rischio c'è la possibilità di svolgere una politica amministrativa, perché al di fuori delle spese incomprimibili si rischia di non riuscire più a finanziare null'altro, e se manca una politica amministrativa viene meno qualche volta anche la ragione stessa. Monza è il centro dell'attenzione anche per l'Expo, potrebbero esserci delle ripercussioni sulla manifestazione? Per ora no, nel senso che il progetto di recupero di Villa Reale sta andando avanti, è già finanziato autonomamente, quindi da quel punto di vista lì non abbiamo problemi. Non abbiamo le risorse per promuovere dal punto di vista turistico la città. Da questo punto di vista stiamo cercando anche una convergenza con le forze produttive. È dura perché da qui a fine dell'anno non avremo più la possibilità di utilizzare un centesimo per quanto riguarda l'utilizzo dei nostri autoveicoli. Pensate che un comune come il nostro, che ha 15 km da Milano, ha una superficie territoriale di 18 km quadrati, ha avuto la possibilità di spendere 1.100 euro
per tutto il 2013, che tradotto vuol dire 4,20 euro al giorno.